La forza di Gaetano Moscato, il pensionato che il 14 luglio scorso a Nizza riuscì a mettere in salvo i nipoti dal tir che è lanciato a folle velocità sulla promenade, che causò 84 morti e oltre 200 feriti. Lui perse una gamba e ora si allena all'uso di una protesi artificiale. Per tutti ormai è il nonno di Nizza, perché Gaetano Moscato, pensionato dell'Olivetti, quel maledetto 14 luglio, mise in salvo i suoi nipoti, proteggendoli dal tir che falciò 286 persone, uccidendone 84. Ma nel farsi scudo per i ragazzi, perse una gamba. La nostra inviata Anna Maria Cremonini lo ha intervistato al Centro Protesi Vigorso di Budrio, la struttura che lo assiste nel processo di ricostruzione dell'arto. Ascoltiamo il suo racconto. Cerco di pensarci il meno possibile, proprio penso a tutto, perché all'inizio io ero quello che teneva sul morale gli altri, no? Anche in ospedale tutti mi facevano i complimenti perché riuscivo ad essere allegro, sereno, a scherzare, me lo dicevano i medici, gli infermieri, tutti quanti. Ultimamente mi sta tornando qualche cosa, per cui è sufficiente affrontare questi argomenti che mi viene da piangere, capito? È una cosa, una reazione che non mi è propria, perché io raramente ho pianto in vita mia, però in questo caso sta succedendo. Dolore che non piega la determinazione, la volontà che la vita torni a scorrere normale, malgrado quello che hai vissuto, che hai visto. Passeggiare a Nizza una sera d'estate con chi ami, nel cuore intorno a te la festa, perché il 14 luglio in Francia i fuochi d'artificio illuminano il cielo, respiri allegria. Improvvisamente la tragedia che irrompe nella tua vita e nella vita di chi è accanto a te. Ho visto arrivare questo camion sul marciapiede, così, mi sono posto subito la domanda, ma sarà un ubriaco. Chi può fare una cosa del genere a quest'ora? Cioè, il terrorismo proprio non mi ha sfiorato nemmeno. Gaetano Moscato, torinese, 71 anni, in vacanza a Nizza con la figlia e i nipoti, 12 anni e 18. Li spinge via, li salva, ma lui perde la gamba. Non attribuitemi per cortesia la targa di eroe, perché questa è stata una reazione istintiva, quindi l'eroe è uno che va sapendo di morire per raggiungere l'obiettivo. Io no, io speravo, l'ho fatto in modo assolutamente spontaneo e, come dire, istintivo, ripeto. Riescono a bloccargli l'emorragia alla gamba, l'attesa dell'ambulanza senza mai perdere conoscenza, vedendo tutto quello che accade intorno. Le prime cure in Francia, ora l'arrivo al centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio, nel bolognese. Centro all'avanguardia a livello internazionale che assiste persone con disabilità motorie, dove hanno ricominciato a camminare e a vincere anche gli atleti paralimpici Alex Zanardi e Martina Caironi, tra gli altri. Che tratta ogni anno 11.500 pazienti, 800.000 i nuovi casi l'anno. Per ognuno un progetto protesico riabilitativo personalizzato per renderli di nuovo autonomi e sicuri. Il recupero del signor Moscato sta andando molto bene, siamo più o meno alla metà del percorso protesico riabilitativo. Il signor Moscato appunto adesso è uscito dalle parallele e inizia ad affrontare in sicurezza le scale e tutti gli ostacoli che ci sono con la deambulazione. Tra qualche mese metteremo un ginocchio elettronico che gli permetterà di avere ancora più sicurezza. Le giornate di Gaetano oggi sono scandite da terapie, palestra, visite ed esercizi. Devo reimparare a camminare, cambiare la postura. La mia età non è semplice, ma... Ci sono persone qui che hanno più di 80 anni che vengono a fare riabilitazione e camminano, quindi ho qualche speranza anch'io. Spero di chiuderla con gennaio, poi mi dicono che questi strumenti richiedono manutenzione e bisogna fare manutenzione, ci adegueremo. A Nizza tornerà, ho tanti ricordi felici lì, quelli non me li toglieranno. Se pensa alla persona che è responsabile di quello che è successo quella non sera. Non ci penso mai, proprio non ci penso mai, non riesco a immedesimarmi in una persona del genere. Non capisco come una persona che tra l'altro qualcuno diceva essere anche avuto dei figli possa creare un disastro del genere. Bambini morti a profusione, 80 e più morti.
tra bambini e adulti, 200 e passa feriti. Non so quale motivazione possa fornire a queste persone i motivi per creare un macello del genere.